Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponsacchini veri e siamo immobilieri. Rosso blu, rosso blu, rosso blu, i colori della nostra gioventù, di Ponsacco vi vogliamo presentare. Nello stadio in cui il mister ponsacchino Giacomo Lazzini stravinse il suo ultimo campionato di eccellenza con la Lucchese, il Ponsacco conosce la sua prima sconfitta della storia. Dopo 65 partite utili consecutive senza perdere e 33 vittorie consecutive, arriva la prima sconfitta dal lontano 14 luglio 2011, anno in cui fu fondata il nuovo FC Ponsacco 1920. Allo stadio Porterisa di Lucca si affrontano Fortis Lucchese e Ponsacco. Calcio d'avvio della Fortis Lucchese, che sull'auto sinistro Galligani, il numero 11 lucchese, mette al centro per Bozzi, la sua sponda al tiro di Derry, la palla è sopra la traversa. Il Ponsacco risponde con Beltram sulla sinistra, il suo cross in mezzo un po' lungo, Agostini in testa non ci arriva e riparte la squadra lucchese. Ancora Ponsacco, Beltram entra in area, converge, cerca la sponda, Brega prova a girarsi, chiude la difesa avversaria, Balleri prova il tiro ma l'arbitro interrompe la rete. E ancora Ponsacco, Granito, Brega, tiro di Granito, palla alta sopra la traversa. Bomber Granito, Bomber Brega, 16 gol in 2 su 17 del Ponsacco. E ancora Ponsacco, sulla sinistra, Agostini, in mezzo, velo di Brega, attacco di Granito per Balleri, ma all'ultimo, il numero 4, Andreoni, salva la propria squadra in calcio d'angolo. È un Ponsacco che gioca all'attacco per scardinare il bunker rosso-blu che con 5 uomini in difesa, 4 a centrocampo, unico terminale Bozzi in attacco come vediamo in questo momento, palla per Bozzi, arriva a sostegno Galligani, entra in area ma Fiale lo anticipa e è rimessa dal fondo. Come dicevo, squadra lucchese molto coperta dietro per le ripartenze, ancora con Galligani che mette in difficoltà Dinelli, lo trattiene, giusta la munizione del direttore di gara. Si passa alla ripresa, inizia la ripresa ancora col risultato di 0-0, batte il Ponsacco con Balleri che allarga la palla su Agostini. Agostini scarica al centro ma perde palla, riparte la Fortis Lucchese, il ripiegamento difensivo. Calcio di punizione, Bozzi, il suo tiro, Gianbruno respinge fuori area, arriva Andreoni per cross, Giacovelli respinge. Dall'altra parte il Ponsacco, ancora un calcio d'angolo, batte Agostini, Balleri di testa per Granito e il calcio ancora alto, il numero 11 rosso-blu non riesce a centrare la porta quest'oggi, bomba il Granito. Brega attacca la difesa avversaria, recupera bene palla, converge al centro dell'area, può metterla dietro per Granito, prova a tirare ma la palla è salvata all'ultimo dal numero 3 Pellegrini e Corradi può prendere la palla facilmente a terra. Ancora Ponsacco che riparte, Brega scarica per Beltramme, Beltramme, Beltramme si accentra, palla a giro di poco a lato. Ponsacco che seppur a ritmi più bassi rispetto al solito ma le costruisce le sue occasioni da rete. Primo cambio per mister Cerasa, esce il numero 9 Panepinto, entra il numero 18 Pieretti. Ancora Galligani sulla sinistra che ha dato un dado a fare a Dinelli, cross al centro per Bozzi, Gianbruno lo anticipa. Qua palla lunga per Brega, steso in area, al limite dell'area, ma incredibilmente il direttore di gara concede la punizione a favore della Fortis Lucchese. Non sono i primi di questi errori arbitrali che continuano a imperversare la squadra rosso-blu, che riparte ancora. Brega appoggia per Granito, entra in area, scarica ancora per Christian Brega, il suo tiro è forte, però Corradi si salva in calcio d'angolo.
ancora Ponzacco, Balleri per Doveri, allarga per Dinelli, arriva il giovane terzino sulla destra, cross basso, non ci arriva prima Doveri e neppure Beltrame per il tap-in vincente. Ponzacco anche leggermente sfortunato sotto porta, ancora Granito per Doveri, Doveri si accentra, mette in mezzo per Brega, Granito è all'ultimo, anche qua non ci arriva, proprio una giornata storta per gli attaccanti ponzacchini. Esce anche Bozzi, entra il numero 14 Fiorentino, risponde mister Lazzini, esce Beltrame e dentro Casino, ultimo cambio per mister Cerasa, esce il numero 10 Corsinelli, entra il numero 16 Dini. Questi cambi che poi risulteranno alla fine, come vedremo, vincenti. Giacobelli, cross in mezzo per Brega che anticipa il difensore, ma la palla esce di poco al lato. Questa è la più chiara dell'occasione rossoblù. E qua c'è il gol della Fortis Lucchese. Fiale si appoggia su Giacobelli che in disimpegno consegna la palla al numero 16 Dini, va sul fronte, il suo cross in mezzo è calcio d'angolo. Calcio d'angolo che batte sempre il numero 16 Bini, respinge Balleri di testa, palla fuori, rimessa in mezzo, Colombani, Giacobelli, perde di nuovo palla, Balleri incredibilmente si appoggia a Gianbruno, non si accorge che c'è Fiorentino nei suoi paraggi, salta il portiere ed è 1-0 per la Fortis Lucchese, giusta risultanza dei giocatori lucchesi, tutte ad abbracciare il numero 14, ne è entrato Fiorentino che porta in vantaggio all'85esimo la Fortis Lucchese. Ponzacco che si appresta a una reazione più nervosa che di gioco, mancano solo 4 minuti al termine, ancora Granito, si appoggia, arriva a sostegno Balleri che crossa in mezzo per Brega, ma Corradi lo anticipa all'ultimo, ancora Balleri, Doveri prova a entrare in area, respinge la difesa avversaria, ancora un altro cross, ma Corradi fa presa sua. La partita finisce al termine e il direttore di gara in questo istante decreta la fine. Fortis Lucchese 1, Ponzacco 0.